E What's up, buonasera ragazzi? ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo un po' del fatto che innanzitutto non siamo morti e Yeah. soprattutto vi spiegheremo un po' cosa sta succedendo, cosa è successo e cosa succederà sul fatto che non stiamo pubblicando per niente tanti video, ecco. Sì, infatti come avrete notato abbiamo un attimo interrotto il nostro periodo di pubblicazione dei video per un semplice motivo, sia perché la scuola ragazzi ci sta veramente uccidendo tra tutto, e sia perché Destiny in questo momento si può benissimo dire che non sia un gioco straripante di contenuti. Essenzialmente siamo rimasti un po' delusi da quest'ultima espansione e le cose da fare non sono molte, per questo abbiamo deciso di fare alcuni cambiamenti all'interno del canale che stiamo andando a ripercuotere. Bene o male, fino a che non uscirà la prossima espansione, quindi fino a che non uscirà Penumbra, o comunque fino a che non avremo più contenuti da portare nel gioco. Partendo dalla novità che avrete visto nei giorni passati, abbiamo finalmente comprato questa scheda d'acquisizione, quindi le live, che vi ricordo saranno tutte le sere su YouTube, con una nuova grafica che comprende, oltre vabbè, ai banner, la webcam, le notifiche per quanto riguarda le iscrizioni, le donazioni e la super chat. E inoltre il banner con scritto tutti quanti i donatori, perché un modo in più, diciamo, per ringraziarvi di quello che ci state offrendo. Inoltre, proprio perché abbiamo preso questa scheda d'acquisizione, pensavamo di iniziare anche su Twitch. Quindi pomeriggio, comunque mentre giochiamo tra di noi, saremo praticamente sempre in live su Twitch. Quindi mi raccomando, seguiteci su Twitch, fate le iscrizioni. Premetto che non sappiamo benissimo come funziona Twitch, ma ci ambienteremo nei prossimi giorni. E quindi niente, andateci a seguire su Twitch e ecco. Allora, visto che ultimamente abbiamo ricevuto anche qualche donazione, abbiamo pensato a una cosa carina, che più che altro è un'idea, e poi bisogna vedere Come appunto strutturarla, se come. per voi andrà bene, se avrà un senso farla, diciamo. Abbiamo pensato insomma di strutturare una sorta di livello di abbonamenti appunto a livelli, con degli obiettivi e dei premi che voi potreste riscattare. All'inizio si tratterebbe di qualcosa di piccolo, come sticker per le live o cose varie, ma sempre andando più avanti si potrebbe trattare anche di gadget e qualcosa di un po' più grande, come avevamo pensato per esempio una maglietta o altri gadget di questo tipo. Naturalmente è tutto un'idea, un progetto, un forse. Ci serve innanzitutto la vostra approvazione, il vostro consenso per poter appunto testare questa cosa. Sarebbe un abbonamento ovviamente che avrebbe un prezzo, il prezzo sarebbe di 5 euro mensili e appunto sta a voi decidere se spendere questi 5 euro o se proprio decidere no, guarda, non è il caso e non lo facciamo anche perché è solamente un'idea, è comunque presto magari per un'idea del genere, però se da parte vostra c'è partecipazione noi siamo più che contenti anche magari di regalarvi tra virgolette queste piccole cose in più che possono anche essere un modo per ringraziarvi ancora del supporto che ci state dando. Tornando invece al discorso dei contenuti del gioco, abbiamo pensato di rivisitare un po' la pubblicazione dei video. Infatti, innanzitutto scusate per questo periodo di vuoto senza motivo e motivato, ma purtroppo c'è stata un po' di confusione. Da oggi in poi cambieremo le cose. I video non saranno più giornalieri, non ci saranno più un video al giorno, ma la cadenza verrà diminuita e non ci sarà una cadenza ben precisa. Diciamo che quello che vogliamo fare in questo momento in cui il gioco non è talmente pieno da contenuti tale di offrirci un video al giorno, abbiamo intenzione di lavorare su video un po' più particolari, un po' magari più ricercati che richiedono anche un maggior lavoro, pubblicarli con una cadenza ovviamente minore e ovviamente alternarli ai soliti video, quindi del video delle armi, video piccole pillole di lore, insomma, i video che vedete normalmente sul canale. Quindi l'unica differenza sarà che avrete meno video, che ci saranno comunque i video che vi interessano, che avete visto finora sempre sul canale, ma ci sarà anche qualcosa di particolare e diciamo maggiore a livello di qualità. Infatti vorremmo anche provare a partecipare al Movie of the Week, abbiamo qualche idea, insomma, vedrete comunque nei prossimi giorni. Per quello che riguarda il contenuto delle live, abbiamo intenzione di fare una sorta di nuovo format che consisterebbe nel accettare delle vostre sfide che ci vengono proposte volta per volta all'interno di diversi ambienti. Pensavo comunque di sottoporre queste richieste a una sorta di scrematura, infatti per poter offrire e avanzare una propria challenge sarebbe necessario adempiere, diciamo, a completare degli obiettivi che saranno volta per volta detti e soprattutto completabili nelle altre live.
Ancora comunque è solo un'idea, una bozza, quindi ovviamente si tratterebbe di cose da poco, cose non particolarmente intensive, ma diciamo una sorta di gioco che c'è tra noi e voi per dare anche un pizzico di ebbrezza in più alle live, per darvi anche una maggior partecipazione. Sarebbe bene o male una live di questo tipo settimana, quindi una live in cui, tra virgolette, eseguiamo i vostri ordini, e ovviamente in tutte le altre live, faremo questa piccola scrematura per darvi la possibilità di offrirci le sfide. Quindi niente ragazzi, questo era un po' uno dei soliti video sondaggio che ormai siete abituati a ricevere sul canale. Grazie se siete arrivati fino a qua, se avete ascoltato tutta quanta la pappina che vi abbiamo dato. Ci scusiamo ancora per questo periodo di assenza, cercheremo di migliorare e di essere aderenti al programma che abbiamo appena fatto. Detto questo, direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate, condividetelo con tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tralissima, seguiteci anche su Instagram, Facebook come ogni video. Vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche dal bellissimo, nuovissimo, fantasissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao!